Si è tifosi della propria squadra perché si è tifosi della propria vita. Buongiorno, buongiorno e buon lunedì 28 ottobre, cari amiche e cari amici, che invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube. Iscrivetevi, costa nulla, iscrivetevi. Mettete i vostri like ai miei video, non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione e attivate la campanella. Ieri, ormai è storia, domani è un mistero, ma oggi è un dono meraviglioso, è un dono, la vita. 28 ottobre è il giorno dell'assemblea che dovrebbe ratificare ovviamente il bilancio che anche in questa stagione un attivo mi sembra di 4 milioni e 100, quindi un'altra stagione in attivo. Non dimentichiamo mai che quando si stilano i bilanci e si valuta la salute di una società, si dice che debbano avere sempre tre bilanci in attivo: 23, 24. E secondo me il Milan, anche se è un argomento che amareggia i tifosi perché questo discorso legato ai bilanci positivi, non sembra sempre conciliarsi con i risultati poi sportivi. Non è facile perlomeno conciliare il bilancio positivo con i risultati, è difficile, è complicato, bisogna avere un grande scout, grande intuizione di mercato, non è sempre facile, ma non è un discorso relativo al Milan in generale. Ebbene, quando dicevo una società viene ritenuta sana, deve avere tre bilanci positivi e il Milan punterà sicuramente ad avere il bilancio positivo anche nel 2025. Però serve, secondo me, continuo a dirlo, anche se non sono molto convinto che si riesca, una iniezione di giocatori a gennaio e già il Milan ci deve pensare, perché gli impegni sono veramente incredibili, sono veramente quasi insostenibili visto l'impegno ogni 4 giorni. Però questo è un altro argomento che volevo affrontare, perché il Milan deve giocare domani contro il Napoli. Parte da una frase, lo vedete dietro, c'è solo un precedente, il libro che presenteremo a Cantù mercoledì. Il presidente Berlusconi ci diceva a noi telecronisti, a noi giornalisti della redazione sportiva: non parlate mai degli assenti, parlate sempre dei presenti. E in effetti anch'io quando ero dietro il microfono per le mie telecronache, prima radiocronache e poi telecronache, non mi soffermavo molto sugli assenti. Perché se c'è uno telespettatore, un ascoltatore e gli dici manca questo, 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 e uno dice vabbè, spengo, vuol dire che non c'è spettacolo. Allora dicevo no, ci sono questo, questo, questo. Però mi risulta un pochino difficile, chiedo scusa al presidente Berlusconi, prima di Milan-Napoli, non ricordare che insomma, mettiamola così, sarebbe stato meglio avere Gabbia, sarebbe stato meglio avere Reinders, avere Theo Hernandez, ma Theo Hernandez è solo colpa sua, avere Tammy Abraham e avere lo stesso Jovic. Sono cinque assenze pesanti, sia per quello che riguarda la titolarità di molti di loro, sia per quello che riguarda l'eventuale inserimento dalla panchina. Ma lo accenniamo solo perché contano quelli che giocheranno, e quelli che giocheranno devono far sì che il Milan torni nella considerazione generale come uno dei protagonisti, che era tornato sempre con molta fatica, perché pensare da parte degli opinionisti e critici che il Milan conti qualcosa, si fa una fatica tremenda. Ci hanno così lodato proprio per l'anno dello scudetto, per quei 2 mesi,
ma è stata un'eccezione perché per assioma il Milan è inferiore alle altre. Va bene, altre che mi sembra che non stiano in questo momento, parliamo d'Italia, esprimendo sul piano del gioco, sul piano in generale dell'impostazione, dell'organizzazione, non mi sembra che stiano esprimendo i massimi loro livelli calcistici. A volte può partire, ci sono dei bei tratti dell'Atalanta, adesso della Fiorentina, c'è stato qualcosa dell'Inter, la Juventus, il Napoli ha trovato qualche vittoria, ha fatto fatica con le altre, quindi il Milan deve tentare di ritornare protagonista. Protagonista era riuscito dopo la vittoria con l'Inter, confermandosi con Venezia e Lecce, poi c'è stata quella caduta rovinosa contro una squadra che poi si è dimostrata di stare bene, la squadra la Fiorentina di Palladino, ma una cosa che voglio vedere nel futuro non è, spero di vedere belle prestazioni e bei risultati, ma quei pasticci tipo rigori, cooling break, eccetera, non li voglio più nemmeno pensare che possano ritornare. Non ci sono mai stati nel Milan del passato, non li voglio vedere, ne ho visti due in un mese, cose che non avevo visto in 50 anni. Mi auguro che adesso il Milan in questo senso vada nella direzione giusta. E per tornare un protagonista si deve passare dalla partita contro il Napoli. Dicevo, certo, con qualche giocatore assente importante, però passa tutto dalla partita con il Napoli. Non basterebbe neanche il pareggio rimandi il problema. Il Milan in questo momento è bello perché prima si dice il Milan deve recuperare la partita col Bologna sperando di vincere. D'altra parte il Milan è ottavo. E allora o la classifica la si guarda, cioè, e adesso si sente Milan è ottavo. Sì, però sì, lo sappiamo, c'è da recuperare una partita. Sappiamo come funzionano queste cose. Allora, per ritornare protagonista, si deve battere il Napoli. Non è facile, perché battendo il Napoli, il campionato si riazzera. Il campionato si riazzera perché il Milan potenzialmente sarebbe a 2 punti. Sarebbe a 2 punti. L'Inter potrebbe ulteriormente, dopo il pareggio di ieri sera 4-4 con la Juventus, potrebbe andare, dovesse perdere il Napoli, l'Inter dovesse vincere a 1 punto, il Milan potenzialmente a 2 punti, la Juventus potenzialmente a 2 punti, con, senza dimenticare, l'avvicinamento poi di Atalanta, Lazio e Fiorentina, o qualcuna di queste dovessero vincere. Quindi il campionato riprenderebbe con una classifica, con una squadra con 1 o 2 punti davanti alla seconda e alla terza, 2 o 3 punti davanti alle quarte e alle quinte. Quindi praticamente di fatto fino adesso si sarebbe scherzato. Ma tutto, infatti c'è tutta l'Italia che forse salvo l'Italia napoletana che tifa per il Milan, proprio perché ci sarebbe una bella frenatona, un bel riavvicinarsi alla vetta, che in questo momento vede il Napoli in testa, una vetta meritata per la continuità dopo la brutta sconfitta di Verona, e quindi serve battere il Napoli. Napoli non mi sembra che sul piano del gioco non stia brillando, ma anche il Milan deve ritrovare un po' l'organizzazione, il filone non sarà facile senza Theo, con Reinders che è uno dei giocatori chiave. E allora tutte le volte che io penso che Reinders sia un giocatore chiave, io dico, ma che premura c'era di dare via Adli se non l'hai sostituito? Se, sì, c'è Musa e Loftus, non c'entrano niente con Adli e con un regista. Non c'entrano nulla e quindi non mi rassegno all'idea che si sia dato via Adli,
Oppure, uguale, se si è preso qualcun altro insieme a Fofana, che non è neanche il Manu Koné, perché Manu Koné è un altro giocatore diciamo così, non dico box to box, però non è il regista, la mente, il demiurgo di un centrocampo, di una squadra. Avevamo Liadli come alternativa, non aspettando Bennacer, perché questa fretta di darlo via senza trovare un'alternativa a Fofana che non abbiamo. Non è possibile non avere l'alternativa, anche perché nell'eventuale Milan futuro, bisogna tenere i giorni del Milan futuro, non c'è, c'è Sandri che gioca, non è Zeroli, Zeroli è un altro centrocampista non regista. Quindi questa cosa qui non riesco a capire questo, non riuscire a capire che Fofana non sarebbe bastato, perché c'era tutto il tempo di riuscire a trovare, ci sono dei parametri zero, ci sono dei giocatori svincolati, qualcuno bisognava andare a prendere, perché questa è una situazione di emergenza lì, ma di emergenza, anche se giocano tutti, sì, c'è Reinders, non è Fofana, non è Fofana, ci serviva un altro, finalmente abbiamo trovato o meglio, l'erede di Kessié, ma un giocatore che sa però, che sa anche diciamo impostare, che è il fulcro, è un Kessié fisicato con più l'attitudine di regista e non mi rassegno, scusate se io torno su questo argomento perché era abbastanza evidente. E quindi speriamo che il Milan si muova, ma parlando sempre del Napoli bisogna vedere chi metterà di fianco. Loftus o Musa, anche lì Reinders non ha un'alternativa. Il problema sono le alternative quando giochi sempre. Quindi vediamo come organizzerà. Si dice, l'ha detto più volte Fonseca, stiamo lavorando su Musa e sarà un bel lavoro perché Musa è un giocatore più un cursore che un giocatore, un facitore di gioco, un organizzatore. E anche lì bisognerà lavorare. Penso a lungo. Ci sono tanti dubbi per concludere di formazione, capire Calabria Emerson, capire Terracciano Calabria, capire Ciao o lo stesso Pavlovic, capire tra Loftus-Cheek e Musa e capire Noah Okafor e Leao. Qui vediamo se sarà l'ennesima panchina per Leao oppure il Milan e Fonseca si affida sulla classe del suo giocatore. Questo sarà un altro tema che cercheremo di sviscerare oggi. Ci sarà la conferenza stampa di Fonseca, vediamo che cosa ci potrà dire. Non credo che snocciolerà la formazione, ma non perché non la voglia dire, ma perché deve avere le idee chiare. L'ultimo allenamento di oggi sarà importante perché il Milan, per ritornare sul treno dove era salito, ma è stato scacciato dalla sconfitta con la Fiorentina, deve battere a ogni costo il Napoli e Fonseca non deve sbagliare una mossa. Ma oggi vi darò anche un retroscena, come si ispirerà il Napoli. Che cosa studierà per battere il Milan? Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti e attivate la campanella e scaricate il link in descrizione.